lavori sono stati già aggiudicati e inizieranno a gennaio e si concluderanno nel mese di giugno, quindi prevediamo 6 mesi di lavori, in maniera da poter consentire durante l'estate alla cittadinanza di poter fruire dei laghi. Rifacimento, una riqualificazione dei camminamenti, 12 affacci, quindi 12 veri balconi sul lago, un pontile che servirà da punto di attracco per delle gite in barca e sostanzialmente una riqualificazione di tutto il piano di calpestio che si raccorderà con la pista ciclabile, le due progetti di pista ciclabile del Comune di Messina e il progetto di mobilità dolce Ganzirri-Torrefaro che sta per concludersi nella sua fase di progettazione definitiva. E in corso anche qui di progettazione esecutiva un progetto per lo smaltimento delle acque lungo il lago con un sistema di pozzetti drenanti che risolveranno in maniera definitiva l'accumulo di acque meteoriche in occasione delle grandi piogge proprio in quel tratto. Quindi è un programma di investimenti importante proprio per consentire una riqualificazione importante di questa zona e consentire una fruizione piena ai cittadini.